Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul canale o benvenuti, io sono Paola e oggi vedremo insieme il video dedicato alla preparazione della valigia dedicata prettamente al bambino o bambina, nel mio caso bambina. Allora, prima di iniziare a farvi vedere quello che ho comprato per la bambina, ci tenevo a farvi una premessa in merito all'ospedale, o meglio. Io per esempio ho deciso di partorire presso l'ospedale di Niguarda a Milano e ogni ospedale in teoria sul proprio sito dovrebbe mettere a disposizione una lista delle cose che servono sia per la mamma, per la degenza in ospedale, sia per il neonato da mettere poi nella valigia che farete poi a tempo debito. Allora, questa è la lista che c'è a Niguarda, si chiama Nascere a Niguarda, è un manuale, una guida, diciamo. Faccio la premessa che ogni ospedale ha una lista simile ma non uguale, quindi quello che vi farò vedere io non è necessariamente uguale a quello che troverete voi. Ragazzi, scusate, ho tolto la camicia perché faceva troppo caldo. Ho chiuso le finestre per non far sentire i rumori, ma in realtà si collassa, quindi l'alternativa era mi tolgo qualcosa io. In realtà, tornando alla lista, al manuale del Niguarda, le cose che vi volevo far vedere nello specifico sono tre pagine. Il primo è questo, è il calendario dei controlli. Allora, non so se riuscite a vedere benissimo, comunque all'interno di questo manuale dell'ospedale di Niguarda troviamo un calendario che presuppone che voi durante la gravidanza abbiate fatto queste visite. È un calendario che viene messo a disposizione perché? Perché non tutte le donne, per esempio io, sono state seguite fin dall'inizio dall'ospedale dove avete intenzione di partorire. Io, per esempio, ho fatto tutte le visite fuori dall'ospedale, quindi si presuppone che io, quando arriverò, il giorno che dovrò partorire lì in ospedale Niguarda, avrò fatto tutte le visite, tant'è che quando partorirete, dovrete portare tutte le visite che avete fatto nei centri esterni. Viceversa, se avete fatto tutte le visite lì in ospedale, in teoria dovrebbero avere tutto registrato. Quindi questo è un ottimo punto da cui partire, secondo me. Io per adesso sono in ordine con le visite, faccio un sospiro di sollievo perché in realtà andando in posti diversi, persone diverse, senti tante opinioni diverse, non è semplice. La seconda pagina che vi voglio far vedere è la pagina dedicata al corso preparto. Allora, io è un corso che consiglio, non ho ancora iniziato a farlo, però se non avete figli, vi assicuro che, ve lo dico per esperienza perché sto facendo dei corsi extra con la Chicco, di cui poi vi racconterò, però mi rendo conto che non so niente e questo un po' mi spaventa perché non pensavo fosse così complicato. Quindi sono corsi che io vi consiglio di fare. Il corso preparto, nel mio caso, sarà un corso che viene fatto tramite Skype, quindi non sarà in presenza proprio per il discorso di Covid, quindi di prevenzione. Però generalmente venivano fatti in presenza ed erano 8 giornate prima della gravidanza e una giornata post parto. Nel mio caso invece mi hanno mandato poi i dettagli dell'appuntamento che ho qua davanti. I corsi verranno appunto organizzati online tramite Skype e sono 4 appuntamenti. È chiaro che possono partecipare mamma e papà, ok? Allora, la prenotazione presso l'ospedale di Niguarda, e lo specifico perché, ripeto, non per tutti è così, deve essere fatta entro la 20ª settimana di gravidanza. Quindi è abbastanza in anticipo viene fatta questa prenotazione, anche se il corso poi effettivamente verrà svolto tra la 28ª e la 30ª settimana, quindi partirà dalla 28ª o 30ª. Però voi dovete prenotarlo prima, proprio perché comunque si devono organizzare, anche se online, probabilmente posti limitati, ecco, non che ci sia un afflusso esagerato di donne.
Cos'altro? Ecco, allora, per la prenotazione io ho fatto in questo modo, sono andata dal mio medico di base e ho fatto la richiesta del training prenatale, si chiama, quindi il corso per me sarà totalmente gratuito. L'ultimo foglio che vi voglio far vedere, che è quello poi dedicato appunto a questo video, è il foglio dedicato appunto alla valigia da fare. Cosa mettere in valigia per la mamma, per il neonato e il giorno del parto, quindi il giorno del parto, dove recarsi, essendo un ospedale molto grande, c'è il blocco nord, nel settore A, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda la valigia, entriamo un pochino nel dettaglio e partiamo con la valigia parte mamma, perché sono, come vi dicevo, vorrei farvi vedere le cose dedicate alla valigia del bambino, nel mio caso bambina. Le cose della mamma ve le dico un pochino velocemente perché in realtà non le ho tutte, però vorrei soffermarmi su alcune cose che ho già e volevo farvi vedere. Allora, innanzitutto il documento di riconoscimento, quindi la carta d'identità, la tessera sanitaria, come vi dicevo prima, tutta la documentazione delle visite che avete fatto fuori ospedale, perché lì non avete niente di registrato. E poi partiamo con l'abbigliamento. Allora, l'abbigliamento della mamma richiedono una camicia da notte. La camicia da notte in realtà ne richiedono una per il parto e una per ogni giorno di degenza. Se fate un parto naturale, in teoria 2 o 3 giorni e poi vi mandano a casa, quindi non vi portate 300 camicie da notte. Ne basta una per la degenza e a quanto pare una per il parto. Io al momento ho questa. Allora, è una camicia da notte a manica corta. Io vi dico quello che consigliano di comprare. Questo non c'è scritto qui nella lista, ho fatto un corso apposta dove c'era questa ostetrica che consigliava l'abbigliamento per la mamma. La camicia deve essere in cotone. Considerate che siete in ospedale, quindi farà caldino anche se è inverno. Perché a manica corta? Perché probabilmente vi dovranno fare gli esami del sangue, fare delle analisi per comodità un po' vostra perché farà caldo e un po' dei medici e agevolarli. Corta anche sotto, quindi non il camicione che arriva ai piedi, ma fate che arrivi fino al ginocchio per comodità anche in questo caso, perché quando partorite o siete in giro a camminare, insomma, non deve essere una cosa che vi trascinate. E aperta davanti, in questo caso può essere o completamente aperta, quindi questa è aperta fino a sotto. Spero di essere riuscita a farvela vedere discretamente bene. O anche solo, ce ne sono alcune che sono aperte solo fino al seno. Questa è una camicia da notte che mi è stata prestata da una mia amica che ha partorito, quindi non le serviva più e gentilmente me l'ha prestata. Un'altra cosa che vi chiedono, quindi il modello di vestaglia è questo. Non prendete altri tipi di di camicie da notte, scusatemi, perché al 90% non vanno bene. Un'altra cosa è, non so se è essenziale o meno, comunque che vi chiedono di portare, è la vestaglia. Anche questa non so se riuscirò a farvela vedere, è tipo una sorta di accappatoio in cotone, nel mio caso ha le tasche, ha dietro una fascia elastica, è aperta completamente davanti, non si capisce niente, ragazzi, lo so, me ne rendo conto. Comunque è una vestaglia, tipo una camicia aperta e ha anche il nastro proprio tipo accappatoio. Questo è da mettere sopra la camicia da notte quando siete in ospedale, magari fa freschino, giusto per non andare proprio in giro in intimo. Un'altra cosa che richiedono per la mamma sono le ciabatte di gomma. Per ciabatte di gomma si intendono o le infradito o, per farvi capire, queste. Ciabatte, adesso sono un po' sporche, però ciabatte che non siano di tessuto di lana o comunque, perché
perché in ospedale non è molto igienico. Queste le lavate e si asciugano anche velocemente, semplicemente per igiene, quindi questo. Poi per la mamma chiedono anche altre cose che io non ho ancora, tipo le mutandine a rete monouso, asciugamani e tutto quello che serve per l'igiene personale e che devo ancora comprare, quindi poi al massimo vi farò vedere. Quindi direi di passare invece alle cose utili per il neonato. Vi faccio prima la lista che è brevissima e poi vi faccio vedere le cose che ho comprato. Allora, per il neonato richiedono all'ospedale di Niguarda 5 completini costituiti da body, tutina, divisi in 5 sacchettini. Quindi abbiamo 5 body, 5 tutine e poi richiedono cappellino, calze, copertina e asciugamano. Io di queste cose ho tutto tranne l'asciugamano che comprerò. Partiamo subito con le 5 bustine. Allora, per quanto riguarda le bustine, io ho comprato queste qua, sono di Evoque, le ho comprate su Amazon. Non ricordo quanto le ho pagate, però se siete interessati vi metto poi il prezzo, ma penso che ci siano ancora. È un marchio comunque italiano e sono delle bustine in plastica con cursore, adesso vi faccio vedere, e sono 8. Quindi sono addirittura in più rispetto a quelle effettivamente necessarie. Il pacchettino si presenta in questo modo, quindi con un ringraziamento. Ci sono i sacchettini, vediamo se riesco a farvi vedere senza rompere tutto, e un pennarello nero. Adesso vi faccio vedere il sacchettino, sono 8 chiaramente, ve ne faccio vedere uno. Il sacchettino è trasparente chiaramente, però spero si veda. Ha i due piedini, l'ho comprato rosa perché io avrò una bambina, però c'è anche azzurro volendo. L'importante è scrivere qua con il pennarellone che mettono a disposizione anche loro il nome e cognome della bambina. Ok? All'interno di ogni bustina, quindi delle 5 richieste, andranno poi inseriti 5 body e 5 tutine. Il cursore che vi dicevo è questo, quindi è quello che sigilla il pacchettino. Ok, quindi questo è il sacchettino. Avevo fatto un corso in merito anche alla valigia da preparare, sempre con la Chicco. E mi spiegavano che i sacchettini non sono, cioè non devono essere per forza di plastica, possono essere anche di cotone, di lana, cioè quelli anche personalizzati. Se siete delle sarte o avete le nonne o le mamme che cuciono all'uncinetto, fanno questi lavoretti così molto carini. L'importante, è che ci sia su scritto nome e cognome della bambina o del bambino. Ok, ragazzi, allora partiamo subito con gli acquisti che ho fatto. Come vi dicevo, da mettere all'interno delle bustine ci sono per prima cosa i body. Allora, il body è questo qua. Ve lo faccio vedere da qua, ecco. È questo qui, fatto in questo modo, quindi è un intimo che va messo al bambino o alla bambina quando nasce sotto tutto il vestiario. Quindi supponiamo che è inverno, prima si mette questo, poi si mette la tutina. Così anche d'estate si mette il body e poi come le nostre mutande canottiera, uguale. Viene consigliato un body a manica corta in cotone. Io ho preso questi completini qua alla Chicco, aiuto, appunto. Quindi sono due, due e due che vi ho aperto adesso, che così vi faccio vedere. Sono tutti più o meno uguali. La differenza è allora, qui c'è sopra l'orsacchiotto così, qui c'è un altro orsacchiotto, la magliettina dietro, quella il body dietro, scusatemi. In questo caso quella dietro è bianca, quella dietro è gialla e qui è rosa. Quindi adesso vi faccio vedere questo. Allora, questo è il body, come vi dicevo, che trovate il primo, quindi con l'orsacchiotto. Vedete che ha manica corta, è sgambato,
tendenzialmente non hanno colori sgargianti e così deve essere, cioè non devono essere fucsia o cose così. Insomma, il bambino deve, è appena nato, quindi mi raccomando, non dovete accecarlo con colori troppo vivaci. E la taglia da prendere è la taglia 50 un mese. Là, il body che trovate dietro, allora io ne ho un altro bianco, uno giallo e questo qui rosa. Ah, rosa, sì, insomma, vabbè, ha dei ricamini rosa, col fiocchettino rosa. Ok? Quindi è il classico body che si apre da sotto per cambiargli anche il pannolino. Il prezzo dei body è di circa 7 euro a body. Io in questo caso non ne ho presi 6, perché erano pacchetti da 2, quindi per comodità. Ok ragazze, allora passiamo adesso alle tutine, che come i body devono essere 5. Io ne ho comprata qualcuna in più, e adesso vi dico anche materiali diversi, taglie diverse, e proprio modelli diversi di aperture. Tutto perché non so quanto sarà grande, non so quanto caldo farà, quanto freddo sarà, e non so neanche diciamo, il modello scusate, di tutina che può andarmi meglio, perché non avendo mai avuto figli non so se preferirò un'apertura davanti o un'apertura dietro. Quindi ho fatto un po' un mix. Allora partiamo subito con la prima tutina. La tutina è fatta in questo modo, quindi è un tutt'uno con i piedini e la manica lunga. In questo caso è oddio, i materiali non ci sono scritti. Comunque è tipo vellutata, è abbastanza pesante. Questa qui è una taglia 0, l'ho pagata 12 euro. È tutta rosa con un coniglietto davanti. L'apertura in questo caso è qua dietro, quindi ha apertura con i bottoncini e anche qua c'è un bottoncino poi per cambiarle il pannolino. Poi la seconda tutina che vi faccio vedere è sempre una 0 mesi, è beige e bianca. In questo caso l'apertura è davanti, quindi ha i bottoncini davanti, ha un piccolo collettino, il pandino col coniglietto, e dietro sul sederino ha la faccia di un orsacchiotto gigante, sempre i piedini. E anche questa qua è di quel tessuto vellutato abbastanza pesante, sempre perché è dicembre. Questa qui l'ho pagata 20 euro. Poi un'altra tutina che ho comprato, questa qua è di un mese, ok? Quindi è un pochino più lunga, diciamo, è in cotone. Questa è un pochino più leggera rispetto alle altre due che vi ho fatto vedere. È bianca con i cuoricini dorati, ha una coniglietta con il tulle, con la gonnellina in tulle, un cuoricino, e anche questo ha l'apertura davanti. Qui ha un collettino, dietro è semplice, cioè non ha niente, è così. Questa qui l'ho pagata 18,20 euro. Poi un'altra tutina che ho comprato, questa qui è di 0 mesi, è bianca, gialla e grigia. Allora, c'è disegnato un paperotto con l'ombrellino. Qui che cos'è? Un coniglietto, anche questo con l'ombrellino. È sempre del materiale vellutato. Adesso, scusatemi, ma io non conosco i materiali, però è abbastanza pesante. È sempre 0 mesi. Dietro ha questo pizzetto, e anche in questo caso l'apertura è davanti. La taglia, ve l'ho detta, è 0 mesi. Penso di sì, però non ricordo, ve la ridico nel caso. Poi un'altra tutina, questa qui è un mese. Questa è la più pesante in assoluto. Vediamo, eccola qua.
Ok, è bianca totalmente, ha sopra le nuvolette, un pochino in rilievo, un orsacchiotto vellutato. In realtà questo è proprio un cotone molto pesante. Questa tutina qua si apre, aiuto, si apre da dietro e vabbè, ha l'apertura anche qua per cambiare il pannolino. È molto carina anche questa. Questa è un mese e l'ho pagata. Aiuto. Ok, questa mi sa che era una nuova collezione, 30 euro. Ok, infine, questa è la più leggera in assoluto. È un cotone più leggero di quello che vi avevo fatto vedere prima. Questo qua, più leggera di questa. Ed è questa qua. È un rosa cipria. Mi dispiace che non si vedono benissimo i colori. Comunque è fatta in questo modo, sempre con i piedini lunghi. Questa è diversa, ha l'apertura laterale, quindi da questa parte di qua. Ha sopra un contenitore di latte, non lo so, di vetro con dentro i cuoricini, Love for You, molto carina, un fiocchettino davanti. Questa qui l'ho pagata 14 euro. Ok, quindi queste sono le tutine che ho comprato. Come vedete, non ne ho comprate solo 5, ne ho comprate qualcuna in più. Proprio per non essere lì al pelo, che magari una va, una non va bene, l'altra è troppo grande, troppo piccola, troppo pesante, non sapendo, ho variato il più possibile. Poi passiamo a cappellino e calzine. Allora, di cappellino io per adesso ne ho comprato uno. In questo caso io l'ho preso così. È sempre un rosa cipria, mi dispiace che non riesco a farvi vedere i colori. È in cotone. È molto semplice, ha semplicemente questa cosa qua. Ecco, non prendete cose troppo strette perché stringe la testa poi del bambino. Comunque questo è 1-3 mesi, quindi in teoria dovrebbe andare bene, anche se sta un pochino più grande. Il cappellino dovete metterlo nel primo sacchettino perché è la prima cosa che verrà indossata dalla vostra bambina o bambino appena nasce. Insieme alla copertina con cui la avvolgeranno e poi la metteranno sul petto della mamma. Effettivamente, probabilmente, anzi al 99,9% si sporcherà un pochino, quindi magari è bene prenderne altri, quindi lo metto come appunto da comprarne altri, però i modelli sono questi, quelli che prediligerei io. Questo qui l'ho pagato 8 euro. Le calzine invece ne ho prese 6 paia, anche in questo caso di materiali diversi. Ne ho prese 2 rosa e 4 bianche. Scusate, 2 bianche e 2 panna per la precisione. Ecco, allora le calzine rosa e bianche sono in cotone, mentre le altre le ho prese, quelle panna, scusate, le ho prese di lana. Vi faccio vedere queste qua di lana per farvi capire. Non hanno elastichini, quindi è molto molto delicato come elastico. Vedete il piedino piccolino. Questi qui sono in lana e le altre sono identiche in cotone. Sono in queste scatoline così. E tutte le ho pagate una media di, vediamo, 5 euro a calzina, a paio di calzina. Quindi io ne ho prese 6, ma perché sicuramente mi serviranno anche per dopo l'ospedale, quindi non sono rimasta indietro cioè non ne ho comprate meno, perché comunque essendo inverno molto probabilmente le utilizzerà anche fuori dall'ospedale. Ok ragazzi, passiamo all'ultimo accessorio necessario per la valigia
del neonato, che è la copertina. La copertina vi servirà da mettere, sicuramente non ci sarà nel sacchettino numero uno, però dovete metterla di fianco al sacchettino numero uno, perché insieme al cappellino è la prima cosa che metteranno addosso al vostro bambino o alla vostra bambina. Quindi cappellino, copertina e poi l'appoggeranno al petto. Io ne ho due. Allora, questa mi è stata prestata da una mia amica. È al contrario. Ok, è così. Vediamo. È molto pesante questa qui, è proprio di un cotone pesante, sempre di quel vellutino molto delicato. Anche in questo caso, come vedete, i colori non sono sgargianti. È consigliabile prendere coperte non troppo troppo pesanti, ma soprattutto non troppo colorate. Quindi in questo caso, questa non vi so dire il prezzo perché, ripeto, mi è stata prestata. Quella che invece ho comprato io è questa qui con sopra. Mi copro io, ok? Vediamo se si vede l'orsacchiotto e ha questo ricamo, insomma, intrecciato ed è fatta in questo modo. Questa è un pochino più leggera, però è sempre di un cotone abbastanza pesante. Questa coperta, aiuto, l'ho pagata 35 euro. Ok ragazze, allora la valigia del neonato è fatta in teoria o quasi. In realtà penso che ci dovranno essere anche elementi di detersione intima sia per la mamma che per il bambino, però per questo magari vedremo i punti più avanti. Questa è la valigia che ho pensato io e che come da lista di ospedali di Niguarda è stata consigliata. Se avete voi qualche consiglio da darmi, sono ben accetti. Il video è terminato. Spero che le cosine che ho comprato vi piacciono e ripeto, se avete qualche consiglio da darmi, mi raccomando, scrivetemi in descrizione. Se il video vi è piaciuto, mettetemi un mi piace e mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Io vi mando un bacione grandissimo e ci vediamo ai prossimi video. Ciao!